Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh Shai, nostro Re Redentore, e i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità. Pace e saluti agli eletti della Casa di Israele, sparsi nei quattro punti, quattro lati della terra, a coloro che stanno lavorando nella vigna questi ultimi giorni e a coloro che con sincerità cercano questa verità. Miei saluti. Questa lezione sarà breve, mi è stato suggerito dal fratello e sì, è basato su questo pezzo di cartone animato che mi ha inviato e poi lo vedremo. Che è quello che fanno i figli dei malvagi, no? Esaù. Ci programmano facendoci vedere quello che vogliono fare nel futuro. Così, quando arriva il momento che lo vediamo, non saremo nemmeno tanto sorpresi, perché sono cose che ci hanno programmato a vedere subconsciamente. Ok? Perciò voglio leggervi velocemente, di andare al video, secondo Corinzi, che è un libro che ormai conoscete tutti, conosciamo tutti, secondo Corinzi 2:11, anzi ce l'ho in inglese, devo impostarlo a... Bene, vediamo cosa dice questa versione. Sorvegliati, non mi piace questa versione. Andiamo a vedere se c'è un'altra versione. Vediamo questa. Eccoci qui. Dice, affinché non siamo raggirati da Satana. Ok? Infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Ok? Queste macchinazioni sono i modi a cui porta ad avvenire i suoi plotti. Ok? Sappiamo tutti che il macino che hanno fatto per questo Crown Royale 1-9 è un veleno per tutti, e questo va a sedare il nostro gene di Dio, ok? Che poi vi permetterà di prendere il marchio della bestia, perdonatemi, che poi vi farà prendere il marchio della bestia. Che questo è proprio lo scopo grande dei malvagi che ci stanno comandando in questo regno. Quello di farci avere tutti il marchio della bestia per controllarci, per avere tutto controllo su di noi. E il Padre non vuole questo. E infatti andremo a vedere questo cartone animato. Che parla proprio di questo, il marchio della bestia. Ma prima di iniziare, leggiamo dal libro di Efesini, capitolo 6, versetto 11, che dice: rivestitevi della completa armatura di Yahweh affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Ok? Coloro che ci stanno convenendo sappiamo che sono i loro i veri diavoli, perché quando si parla di diavolo viene dalla parola radice diablos e sta parlando proprio di un uomo che agisce con astuzia. Ok, non sta parlando di uno spirito, e sappiamo. Perciò
Dobbiamo rivestirci della completa armatura di Yahweh. E qual è la sua armatura? Questa verità. Conoscere il vero nome del Padre, il vero nome del Figlio, che il nome del Padre è Yahweh, il vero nome del Figlio è Yahweh Shai. E mettere in pratica al meglio della nostra capacità i suoi comandamenti, ok? Questa è l'armatura che dobbiamo avere, perché quello che ci reggerà in questi tempi che stiamo per arrivare, perché tra poco saranno obbligatori, ok? Questi vaccini della Crown Royale 1-9, ok? Saranno obbligatori. E se non abbiamo questa verità, cederemo prima o poi, ok? Quando cominciamo a soffrire di carestia, di diverse sofferenze, cederemo. Perciò coloro che si terranno forti fino alla fine saranno loro che hanno questa verità, perché sanno quello che li aspetta poi. Detto questo, andiamo a vedere il cartone. Poi ritorniamo. Rollout of Rook Unlimited's most fantastic device ever. The Smart Mark. Throw your other devices away because the Smart Mark is more than just a phone. It's part of you. Use it as cash. Book your travel. And even shoot video. Distribution points are all over the city. And don't let the lines discourage you. The Rook Unlimited Smart Mark is worth the wait. I never realized how wonderful technology could make me feel. The Smart Mark has brought order to my life. And the best part? It's absolutely free. A gift of thanks to our city from Rook Unlimited. 23% of the population has been given the Smart Mark, number one. Time to test our system, number six. The Flex Fighters are out there somewhere. Teaming up with Jonathan Rook, let's put our new recruits to work. Subtly. We should find the Flex Fighters. I ought to find the Flex Fighters. We should find the Flex Fighters. Growing up in this city, the streets of Old Town, I saw the worst mankind had to offer. Chaos, disorder. I vowed to make it all change. To make it all better. All these years working in secret, rising up the ranks of the tech men, it was all leading to this day. Order has finally been established in Charter City. No child will have to fear for their safety again. The people owe you the greatest of debts, number one, for liberating them from the chaos of their lives. You guys love new tech. You didn't want to get smart marked? No way. That's clearly some shady biz. Who wants to be? You call yourself a man of science. World order is our destiny. Submit to a smart mark and join the glorious victory of order over chaos, or you will be eliminated. Grandpa, Mr. Savick, where is everybody? Ah, they all went to get those foolish new devices. What? No, they can't! Grandpa, those things are dangerous! It's a conspiracy! Mind control! Ha! I knew it! 3 hours is enough time for us to get to our families. Maybe we can stop them before they get marked. They seem to be establishing checkpoints of some kind. This is how they keep order. This is the nightmare I warned you about. People think smart marks are brand new Rook tech that will improve their lives. They don't know they're being tricked. All smart marks so far. But your chip makes it possible to control everyone in Charter City, whether they're marked or not. Thank you.
Eccoci qui, come avete visto, questo cartone ne parla davvero più o meno di quello che sta per arrivare, ok? E verso la fine, non so se avete notato, le torre 5G anche hanno a che fare con tutto queste pazzie qui che stanno mettendo giù. Faranno funzionare i microchip, ok? Perciò andiamo a prendere il libro di Salmi, capitolo 10, e leggiamo dal versetto 8. Egli sta in agguato nei villaggi, uccide l'innocente in luoghi nascosti, i suoi occhi spiano in misero. Sta in agguato nel suo nascondiglio come un leone nella sua tana. Sta in agguato per sorprendere il mistero e li sorprende lo sventurato trascinandolo nella sua rete. Ok, perciò cari fratelli, queste sono delle trappole che ci stanno mettendo i figli del malvagi. Una volta cediamo a queste cose qui, prendendo il macino, è finita, siamo caduti nella loro rete. Perciò, infatti, questo messaggio non è per tutti, ma a coloro che fanno parte della casa di Israele, che sono eletti a ricevere. Preparatevi la mente, preparatevi lo spirito per quello che sta per avvenire, ok? Che sarà un tempo mai come prima, un tempo davvero duro, è quello che ci stabilirà quei periodi, che ci terrà saldo, è questa verità qui. Perciò coloro che non ce l'hanno cederanno. Per chiudere questa lezione andiamo a leggere sempre dal libro di Salmi. Il video era in inglese. Spero di riuscire a fare la traduzione in italiano, così si capisce. 64, Salmi 64, e versetto 2, che dice: mettimi al riparo dalle trame dei malvagi, dagli intrighi dei malfattori, ok? Hanno affilato la loro lingua come spada e hanno scagliato come frecce. Amare. Ma mi fermo qui, mettimi al riparo dalle trame dei malvagi, dai intrighi dei malfattori. Questa dovrebbe essere la nostra preghiera al Padre Yahweh Hashem Yahweh Shai, ok? Di metterci al riparo. È l'unico posto dove troviamo il rifugio giusto e il riparo è nelle sue parole, ok? Nei suoi comandamenti, nel conoscere il vero nome, nel non partecipare alle abominazioni dei figli di questo mondo qui, pregare e sperare che il suo regno avvenga presto, ok? E non avere nulla da perdere in questo mondo, perché infatti le scritture ci fanno capire che colui che ha l'amore di questo mondo e le cose dentro non ha nessun amore del Padre. Detto questo, spero che siete stati edificati e voglio dare tutti i lodi al Padre Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh Shai, nostro Re e Redentore, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù. E miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità. Pace e saluti ai eletti della casa di Israele. Alla prossima. Shalom.